Giovedì sera do il benvenuto a coach Massimo Costaiola, capo allenatore di Angri, della finalista della campione di Serie C Gold Campania. Innanzitutto ben trovato, è un piacere averti con noi e soprattutto finalmente è finalissima, aggiungerei. Con quale spirito vi state preparando per questa sfida di finale? Buonasera a tutti, prima di tutto ti ringrazio di avermi invitato e ti faccio complimenti anticipati per l'attività che presti a favore della pallacanestro in generale, ovviamente in Ma sai che in Campania particolare. siamo fortissimi, cioè quando facciamo le dirette abbiamo tantissimi seguaci, quasi quasi ci trasferiamo, insomma. Sì, ma siamo un popolo di appassionati e quindi è bene che ci siano dei guru come te che riescano a Esagerato. trasmettere il verbo della pallacanestro, dai, insomma, No, a no, è bene parte che gli ci scherzi. siano 100 persone per regione come me, sarebbe bello, bello per tutti. Esatto, Sì, sì, avere sì. persone che con genuinità riescano a trasmettere la passione per il nostro sport non può fare altro che bene. E sì, ci avviciniamo verso questa finale. Finalmente, finalmente finale, c'è ovviamente aspettativa, c'è ambizione, c'è voglia, c'è desiderio di giocarla, come è giusto che sia, insomma, si fa sport per arrivare fino in fondo e adesso che ci siamo, ci vogliamo arrivare, ecco. Ovviamente all'inizio del campionato, anzi d'estate, all'inizio dell'estate, il colpo Markovic andava a tracciare la linea delle vostre ambizioni. Coach, avresti pronosticato questa finalissima Sala Angri all'inizio del torneo? Ma poteva essere nell'aria, noi ci siamo incrociati già in due amichevoli in pre-season e le impressioni comunque quelle erano di due roster che già erano sulla buona strada, che lavoravano bene e che quindi sicuramente avrebbero recitato un ruolo da protagonista in questo campionato. Poi è chiaro, i percorsi possono essere frutto di tante variabili. E chi poteva dirlo, però sicuramente sono due realtà, due squadre che erano state costruite per fare bene in questo campionato. Ecco, quindi poi il resto dipende dal lavoro che si fa, ripeto, da variabili che la stagione ti porta ad affrontare. Se le affronti nel modo giusto, poi il risultato non è mai frutto del caso. Com'è stata la serie contro Juve Caserta? Che probabilmente inizio del campionato per blasone, per basket mercato, per tante altre cose, tante altre variabili, poteva essere a mani basse la squadra leader del girone. È stata anche in vetta per un po' di tempo e un Sì, po' sì, tutti si sì, sì. aspettavano qualcosa in più. Che serie è stata? Sicuramente è stata una serie combattutissima, difficile, come tutte le serie. Quella là con Salerno in precedenza non era stata da meno, ecco, anzi, veniamo da due belle serie, ecco, siamo temprati da questo punto di vista qui. Diciamo che gara 1. Eravamo comunque abbiamo giocato una buona gara, avevamo perso in alcuni momenti l'inerzia, loro erano stati bravi a sfruttare anche fare una partita solida, a metterci sotto pressione e in due momenti particolari, sotto di 5 a 3 minuti dalla fine, sotto di 4 nell'overtime, siamo usciti fuori con grande compattezza d'insieme, affidandoci alle nostre armi, la solidità difensiva. I nostri talenti dal punto in attacco e siamo riusciti a girarla, la nostra esperienza e siamo riusciti a girarla portandoci a casa una partita importantissima nel supplementare. A Caserta è stato bellissimo giocare davanti a una cornice stupenda di pubblico, 1.300 persone, quindi veramente respirare basket di altissimo livello e anche lì inerzia in alcun momento nostro a nostro favore, lì siamo stati un poco leggeri, poco solidi, loro hanno ripreso la rotta e poi è stato difficile rigirarla a nostro favore con lo svantaggio del fattore campo. Gara 3, devo dire che i miei
miei ragazzi hanno fatto una prestazione veramente superlativa. Tutto quello che ci eravamo chiesti, detti prima della partita è stato realizzato. Una difesa super e in attacco bravi nell'andare dove avevamo i vantaggi, bravi nel mantenerli insieme. Insomma, una prestazione a 360 gradi di grandissimo livello e loro sono venuti un poco meno, ecco, quindi più per merito nostro però che per demerito Coach, loro, quindi sono usciti fuori così. volevo chiedere, ho visto che Angri fa anche la femminile, che è molto attiva anche a livello giovanile, che aria si respira da quelle parti? Quali sono le ambizioni nel medio-lungo periodo? In un basket che cambia regole di ora in ora, potremmo dire. Ma sicuramente è un movimento in crescita dove c'è passione che pulsa, ecco. Noi credo che per me il terzo anno e mezzo, ecco, sulla panchina, già la stagione 2019-20 eravamo pronti a è iniziato un progetto di 3 anni, ma già la prima stagione eravamo riusciti a costruire una squadra ben equilibrata che stava facendo bene e in quel momento eravamo pronti a 360 gradi, squadra, staff, società a fare questo salto. Ecco, purtroppo il Covid ha rallentato tutto e chiaramente ha alimentato anche un periodo un po' di depressione. Siamo stati bravi come ambiente in generale a resistere in questi 2 anni difficili. E ci siamo rilanciati alla grande questa stagione, anche ecco qua con l'investimento sul settore femminile, che porta entusiasmo, che porta vivacità. Il percorso giovanile è un percorso importante, iniziato 3 anni fa. Quest'anno abbiamo portato dei ragazzi nelle rappresentative regionali, ma anche nazionali, ci sono stati dei convocati. Abbiamo fatto un campionato under 19 di eccellenza di altissimo livello. Abbiamo un progetto vivo che può proseguire nel futuro e quindi io credo che siamo pronti per questo salto, quindi non ci vogliamo nascondere sotto questo punto di vista. La società è pronta, l'ambiente è pronto, abbiamo una base. Non sarebbe un salto nel vuoto, ecco, andare in Serie B perché abbiamo una base già nella squadra attuale e con i ragazzi che crescono da dietro che può sostenere questo salto di categoria. Questo è sicuro. Angri è una società giovane perché costituita nel 2007, ma fatta di presidente, dirigenti che sono appassionati, con grande umiltà, competenza, stanno mettendo un pezzo alla volta nella costruzione di questa piramide. E ha avuto una storia, si è riusciti già nella terza finale che affrontiamo per salire in Serie B. Certo, prima erano C-Silver, adesso si arrivava in modo diverso, però insomma, voglio dire che è un progetto che non nasce dal nulla. Ecco, questa è un poco Bene, bene, queste sono buone notizie anche perché molto spesso si rischia di fare il salto con niente dietro e poi ne abbiamo viste troppe negli anni, quindi quello che tu mi dici è bello e rassicurante. Ti chiedo, cosa temi di più del roster del tuo collega Paternoster? Roster Paternoster non si può sentire, però Bella questa. sì, cosa temi di più di Sala Consilina, che è una squadra oggettivamente imprevedibile con tantissime armi. Ma noi siamo due roster, siamo diciamo due squadre che forse nella fisionomia, nella struttura, nella costituzione sono un poco agli antipodi, no? Diverse, no? E loro è una squadra che gioca a 1000, va a forza 100 ed esalta questo suo valore soprattutto tra le mura amiche, no? Nel proprio fortino. È una squadra costruita a trazione anteriore, mettendo dentro i due giocatori stranieri, i loro due leader chiave, Merlo e Garcia, negli spot 1 e 2, facendo scendere dalla categoria, dalla Serie B, due ottimi giocatori, Lunghi, Morciano e Misolic, quindi così, e
È un roster che poi si è equilibrato a mano durante la stagione, perché non ultimo l'arrivo di Della Cruz a gennaio, l'arrivo di Comollo, che è un giocatore solido, che comunque anche lui ha bazzicato in Serie B Il gruppo di tante Toscani che ha fatto stagioni. bene, sì. Quindi, insomma, no. Noi abbiamo fatto una politica diversa, nel senso che tu mi dici, sì, l'arrivo di Markovic tracciava già una strada, ma non abbiamo mai, secondo me, deragliato da quello di creare un progetto sostenibile di squadra vincente, ok? Perché è vero che siamo partiti con l'idea Markovic, ma accanto a Markovic abbiamo affiaccato un playmaker a chilometro zero, preso dalla Serie D lo scorso anno, che è Chirico, che è un 2001. Come guardia titolare c'è Izzo, che è un 2001, che ha fatto delle esperienze importanti in giro per l'Italia, tra Bassano, settori giovanili importanti. Si era un poco perso e con noi si è ritrovato. Lo scorso anno ha fatto una stagione importante, gli abbiamo dato fiducia. E quindi voglio dire che sì, abbiamo individuato. Siamo partiti dall'idea di mettere i due stranieri negli spot 4 e 5, perché comunque abbiamo voluto dare fiducia e scommettere sulla crescita di ragazzi che comunque avrebbero fatto parte di un progetto a più lungo andare. Ecco, questa è stata un Sì, è po' chiaro che De l'idea. Martino poi ha tracciato una carta in Sì, più importante. sicuramente questo sì, però insomma esalterei il fatto che secondo me la crescita di questa squadra si è avuta durante la stagione con il lavoro, con la crescita dei singoli, con la crescita dell'insieme. Ecco, siamo stati l'unica squadra che ad aprile non abbiamo aggiunto nessuno. Quindi, insomma, io, come dire, vorrei un attimo levare un po' questa narrazione per cui noi siamo i strafavoriti dall'inizio della stagione, mentre gli altri sono un po' la sorpresa, la mina vagante. Insomma, anche budget alla mano, non sono sicuro di questa cosa qui. Anzi, facendo un po' di conti, probabilmente noi saremmo stati il quinto, sesto budget del campionato, sicuramente Tu mi stai inferiori facendo un agli assist avversari, importante. ecco. A questo punto ti chiedo, visto che insomma alle nostre latitudini abbiamo avuto il basketball Lamezia, che a mio avviso è stata una bella favola sportiva, volevo chiederti che ne pensi della stagione giallo-blu che è terminata al quarto di finale contro Benevento, con problematiche correlate tra Covid e qualche defiance. Benevento, signora squadra, per carità, però volevo una tua impressione stagionale sul cammino dei calabresi. Questo, per esempio, su questa cosa mi condivido. Cioè, se mi parli chi è stata la sorpresa del campionato, io ti dico Basket Lamezia. Non tanto perché sorpresa per me, perché all'inizio stagione io sicuramente avrei pronosticato su un ottimo campionato degli amici lametini, ecco. No, c'è chi diceva che 7-8 giornate e poi mandavano via il coach, ma questa è un'altra storia. È Chiaramente una fa, visione miope. È una visione miope. sì, ma fa parte del gioco e fa È una parte delle visione varie miope di chi non strategie. conosce i giocatori, di come vengono messi insieme, del lavoro della qualità degli allenatori, del lavoro che si fa. Quindi per me la sorpresa è stata indubbiamente Lamezia. E a prescindere se poi nel finale di stagione ha segnato un poco il passo. Però nell'arco dei 9 mesi io il lavoro fatto alla Lamezia da coach Barilla è stato un lavoro lodevole. Il lavoro fatto in sede di costruzione della squadra ad agosto è stato fatto un lavoro lodevole, perché sono stati incastrati dei giocatori con delle caratteristiche peculiari, con un'idea precisa di squadra. E l'esplosione poi di alcuni di questi elementi, vedi Terreni, vedi Spasojevic, vedi Sagellario. Sakellariou, è perché comunque tutta la chimica di squadra ha funzionato perfettamente, e quindi alcune di queste individualità sono esplose e sono state valorizzate al massimo, ma nulla è casuale. Quindi Sono d'accordo con tanto te. onore e tanti Sì. complimenti a Basket Lamezia, alla dirigenza,
e al loro coach. Per me loro sono stati più di altri, ogni altro, la sorpresa del campionato. E in questo caso, anche budget alla mano, sicuramente è una squadra che ha reso molto più di quelle che potevano essere le aspettative iniziali. Coach, la domanda che sto un po' facendo a tutti, ai giornalisti, ai allenatori, addetti ai lavori: quanti punti interrogativi dobbiamo mettere davanti a questa riforma dei campionati? Io spero soltanto bonariamente che cambino il nome all'interregionale, perché mi sembra una cosa improponibile, mi sembra una cosa calcistica, sembra di rivivere i tempi della Turris, del Nocera Inferiore, della Regina, i tempi insomma del calcio minore, però probabilmente era una riforma che serviva. Era il momento giusto, secondo te? Ma diciamo che secondo me la federazione arriva sempre con 1 o 2 anni in ritardo, un paio di anni sempre in ritardo, quando poi tutto il sistema va via via adeguandosi a quelle che sono le regole imposte. Ecco, questa è un po' l'impressione. Così fu con la riforma del giovanile, così fu con la riforma del giovanile, così quando poi fondamentalmente, quando c'erano le annate dispari, i grandi vivai si erano adeguati, costituendo poi squadre di under 19 che facevano i campionati senior, e quindi si era creato una. Si erano, le società avevano naturalmente trovato degli strumenti per permettere ai propri ragazzi di avere una crescita proporzionale alla loro età, accompagnando, diciamo, fine formazione giovanile con inizio del percorso senior. E dopo c'è stata la riforma del settore giovanile. Così è anche adesso. In sostanza si andava già verso una C-Gold, che era una C-Gold interregionale, ma internazionale, perché la Se io sto C-Gold parlando con te equivale. adesso e parlo con Pippo Sidoti a Messina e sono calabrese, un perché c'è, insomma, quindi stiamo dicendo la verità. No, la C-Gold, il valore della C-Gold attuale è un valore, insomma, penso riconosciuto da tutti, altissimo, ma vuoi per la presenza di società che stanno investendo e che comunque avevano un progetto giovanile, vuoi perché la presenza di stranieri aumenta la competitività, E sia la che essi che presenza, sono aggiungerei, senior, se mi sia che essi che sono permetti, di giovani. grandissime piazze, da Montecatini in Toscana, Caserta, qui, Palermo, ormai in Cicol, Sicilia, insomma. Ma anche ha creato anche un meccanismo per cui noi allenatori di categoria siamo stati forzati piacevolmente ad elevare la nostra qualità, perché adesso allenare una C-Gold con la presenza degli stranieri, la gestire una C-Gold da parte della società a livello strutturale con la presenza degli stranieri ha comportato una crescita dell'intero settore, dell'intero ambiente. Io non credo di dire bugie se le prime 8 quest'anno in C-Gold Campana potevano fare tranquillamente anche un playoff in Serie B senza Sì. Prima proprio nulla hai fatto fermare. l'esempio della Pallacanestro Salerno, aggiungendo i 4 ingaggi a fine stagione, di meno rispetto a quelle avanti, eh. Quindi ti dico, sì, è una riforma che va nella direzione di stringere un poco il vertice della piramide per allargare il basso, è una cosa che già si stava di fatto costituendo. Adesso il dubbio sono sui tempi e le modalità attraverso cui si realizzi questa riforma, perché chiaramente la prossima stagione diventerà una stagione che sarà difficile da interpretare a qualsiasi livello, sia per le società che dovranno fare la Serie B e dovranno lottare per rimanere verso l'alto nell'imbuto, ok? Sia per quelle che dovranno lottare per non scendere, ok? E la stessa cosa sarà per la C-Gold, per cui si aumenterà ancora di più la competitività per salire al piano di sopra. Quindi poco prematuro capire come si muoveranno le società. Ho un'idea mia. Secondo me nessuno vorrà perdere e nessuno farà squadre materasso, anche se all'inizio qualche parvenza ci sarà. Per esperienza, prima ho intervistato il tuo collega, il finalista come te, Antonio Paternoster,
che raccontava di quando arrivò settimo nella vecchia DNA con Molfetta, dopo aver veleggiato nelle primissime posizioni tutto l'anno, arrivò settimo, differenza canestri, e giocò il playout, insomma, e poi venne retrocessa contro Trieste, che era una formazione fortissima. Quindi se, secondo me saranno 3 anni realmente, non dico falsati, ma ci avviciniamo, sarà tutto molto complicato, da digerire probabilmente, però magari mi sbaglierò, vediamo un attimino. Coach, in bocca al lupo per questa finissima al meglio delle 5, ci leggiamo sicuramente e buona pallacanestro, grazie mille. Grazie Giovanni, ti ringrazio di viva il lupo, resto a disposizione vostra, piacevole, e ancora complimenti per l'attività che fai, che fate, e Complimenti bene. a te e ci vediamo prestissimo. Alla prossima! Alla prossima.